Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fit, come sempre Tiz, siamo al 18 di luglio e non molliamo, siamo ancora qui a fare la nostra carriera allenatore, anche se ammetto che ho molta voglia di vacanza, non per una questione proprio dei video, ma in generale perché sono un po' stanco e voglia di staccare un pochino dalla solita routine, però quando mi sono messo poco fa a registrare mi sono un attimo fermato, mi sono concentrato e ho detto questo sarà l'episodio decisivo di questa carriera, per cui non possiamo assolutamente affrontarlo se non siamo al 100% e quindi dovremo dare il massimo perché ci aspetta subito all'inizio di questo video la semifinale di ritorno con il Bayern Monaco in casa nostra, che sarà comunque una sfida davvero delicata nonostante il vantaggio, diciamo, che abbiamo molto sottile del fatto che abbiamo pareggiato 2-2 in casa loro e quindi un pareggio per 0-0 o per 1-1 farebbe passare noi. E poi abbiamo tre partite di Premier League, abbiamo perso purtroppo penso dei punti fatali per provare ad arrivare in cima anche in Premier e quindi agguantare il triplete, però c'è questa sfida che non avevo visto negli scorsi episodi, cioè l'Everton alla penultima giornata e voi capite bene che siamo a meno 6, ma se l'Everton dovesse perdere qualche punto e noi dovessimo poi vincere lo scontro diretto, forse si può ancora fare, per cui dobbiamo stringere i denti e sperare che l'Everton faccia un passo falso per riaprire il campionato, altrimenti tutte le energie andranno comunque sulla Champions perché chiudere questa carriera e questo anno di carriere su FIFA 16 con una vittoria della Champions davvero sarà la ciliegina sulla torta di un anno fantastico. Io poi nella mia carriera, nelle mie varie carriere di questi anni non ho mai vinto la Champions, ho vinto dell'Europa League, dei campionati, però la Champions è stata sempre un obiettivo troppo difficile, spesso perché usavo anche squadre un pochino più deboli sicuramente rispetto al Manchester United. Siamo all'Old Trafford, United contro Bayern Monaco. Come ho visto l'inizio di questa schermata, mi è venuta proprio di botto tutta la tensione della partita. Mi rendo conto che è la semifinale di ritorno della Champions League. E mi rendo conto che stiamo veramente per sfiorare il miracolo, il sogno. Visto da questo tabellone, adesso non so se è quello definitivo o se è solo la gara d'andata, ma c'era il Chelsea davanti, per cui presumibilmente un Chelsea in finale. Avevo già anticipato nello scorso episodio che il Chelsea è molto molto in forma. E quindi cioè, si sta per delineare una possibilità di vedere due inglesi in finale di Champions, ma il Bayern per me resta comunque leggermente favorito perché è davvero fortissimo e basti vedere che hanno aggiunto anche Hazard a una squadra già quasi perfetta. Sono curioso di vedere la formazione per vedere se Agüero, che si era infortunato nella scorsa gara, è già tornato in campo, perché se dovesse essere così il Bayern Monaco potrà puntare anche su Agüero in questa partita e per noi sarà un'insidia in più, per cui vediamo. Io vedo Coman tra i giocatori che si stringeva la mano. Sì, è Coman. In attacco c'è l'attaccante francese ex Juve con Robben e Hazard sulle fasce. Griezmann dentro per Depay. Attenzione, cross di Depay. Rooney! Miracolo di Neuer. In realtà non avevo visto Rooney in mezzo all'area, sono sincero, era un cross più lungo che doveva raggiungere il giocatore sulla fascia opposta. Invece ci arriva Rooney di testa e fa un grande miracolo Neuer. E allora calcio d'angolo, Rooney, attenzione, non esce il portiere! Riesce però a salvare ancora la propria squadra, ma stiamo giocando molto bene davanti ai nostri tifosi che credono nel sogno. Cioè, con l'inserimento di qualcuno stanno avanzando quasi in orizzontale. Attenzione, passaggio, mamma mia! Doppio, triplo passaggio tra il centrocampista e l'attaccante del Bayern Monaco. Dopo un po' non ci stavo capendo più niente. Adesso tocca a noi. Con Bale, però Vidal gli ruba palla. Ci pensa di nuovo Bale, bravissimo Gareth. Rooney dentro per Bale. Proviamo fra le linee. Griezmann dentro Kurzawa. Il tiro! Paranoia, ragazzi, stiamo giocando un buonissimo calcio, bravi, mentalità europea, troppo lontano Rooney per Griezmann, allora si torna a centrocampo. Con Pogba, attenzione, sbaglia un passaggio, questi sono passaggi delicati, cruciali, non si possono sbagliare. Riparte Vidal, Rode molto avanzato, attenzione, vedo un inserimento di qualcuno in mezzo! Mamma mia, cos'è successo? Lloris manca l'uscita.
e Schweinsteiger a porta vuota tira a lato. Forse non è riuscito ad avere abbastanza sangue freddo per segnare contro la sua ex squadra Schweinsteiger, perché qua davvero non si riesce a capire come abbia fatto a tirare questo pallone fuori, ma erroraccio di Lloris, contropiede del Bayern Monaco. Eravamo forse un po' troppo in avanti. Darmian, Darmian, cosa hai fatto? Grande Darmian, attenzione, c'è in gioco Griezmann. C'è in gioco Griezmann. Griezmann, cross teso, basso, Rooney! Miracolo di Neuer, mamma mia che partita, piena di emozioni, piena di occasioni, ancora però 0-0, adesso può ripartire il Bayern Monaco. Davvero non so se arriveranno fino al 90° minuto queste due squadre, perché stanno correndo entrambe come pazzi. C'è forse un'ultima occasione. Kurzawa prova il cross dentro, troppo corto. Benatia, erano. Vedete quanti giocatori del Bayern erano attorno a quella palla. Davvero si stringono moltissimo e poi si allargano appena ricevono il pallone. Per cui è molto difficile riuscire a mantenere le marcature. Però vedete, il primo tempo ha regalato davvero uno scontro equilibratissimo. Rooney, Gundogan, scavetto per Bale. Attenzione, Bale, Martinez. Bale difende il pallone, davvero un lottatore Bale, ma alla fine ce la fa la difesa del Bayern Monaco. Ragazzi, ha fatto il primo cambio al 60°, fuori Pogba che era stravolto e dentro Renato Sanchez, per cui il piccolo Renatino presente in una semifinale di Champions. Per la sua giovane età è un traguardo secondo me già importantissimo, ma lui vuole andare ovviamente ancora oltre. Griezmann, questa volta Depay si sveglia un pochino e fa un giochetto per saltare l'avversario. Attenzione, entra in area, fa il tiro, rischiavano anche di concedere rigore. E guardate ragazzi quanto erano rimasti indietro in difesa i giocatori del Bayern Monaco. Davvero è surreale vedere il Bayern Monaco giocare in questo modo, difendere e poi partire in contropiede. Rode, Schweinsteiger, attenzione, non capisco più niente. Lam, Vidal e poi il tiro. Mamma mia. Davvero, quando iniziano a fare le triangolazioni è dura. Adesso bellissimo il rinvio di Lloris su Rooney, ma Benatia ha deciso di fare la partita perfetta. Gundogan, palla su, Rooney, stop di Rooney, è in mezzo a mille, ma tiene lui il pallone, incredibile. Rooney, dentro, Bale, Bale, sinistro, vai Gundogan, alta, alto il pallone di Gundogan. Mamma mia ragazzi, su un gran sinistro di Bale. Il tap-in, Gundogan non riesce a tenere basso questo pallone. Ah no, c'è stata la deviazione. Calcio d'angolo, Rooney dentro per Varane. Cade Rojo, Neuer era uscito dai pali. Non l'avevo neanche più visto. Alla fine è lui che la butta in calcio d'angolo ancora. Allora Rooney di nuovo cerca dentro. Renato! Renato Sanchez! Segna il giovane gioiello. Ex Benfica, entrato al posto di Pogba al 60° minuto, ragazzi, al volo di testa, anticipa tutti e la butta sul primo palo, non se l'aspettava nessuno. Rooney e Renato di testa, che gran gol, esplode l'Old Trafford in questo momento, siamo avanti e anche se loro dovessero fare 1-1 comunque passeremmo noi, per cui adesso il Bayern Monaco deve fare due gol e siamo all'80°. Iniziamo pian pianino a rendere il sogno qualcosa di più reale. Allora ancora loro con Benatia. No! L'avevo spazzata subito. Vidal dentro! Mamma mia, miracolo di Lloris sul colpo di testa di Rode. Adesso voglio rivedere assolutamente. Guardate, mamma mia, il colpo di Reni. Non vuole far entrare questo pallone in porta. Il nostro portiere. Lloris, c'è anche Neuer in mezzo all'area, pronto a colpire di testa, ma ci arriva prima Lloris che poi cerca lungo Harry Kane. Kane, Kane, ti prego arrivici prima. Kane, Kane, no, ci arriva prima Alexandro. Mamma mia, che bravo Alexandro. Dentro ancora, palla uscire. Calcio d'angolo e iniziano ad alzare i cori. I tifosi del Manchester United, palla dentro, Rojo. Arrivaci, arrivaci. Finisce la partita!
È finale di Champions, ragazzi. 1-0 sul Bayern Monaco, ce l'abbiamo fatta. Che partita! Difesa solidissima. Grazie Hugo Lloris. Hugo Lloris mi ha regalato una stagione straordinaria. Chi l'avrebbe mai detto che con la partenza di De Gea saremmo riusciti comunque a trovare un portiere? Qua l'abbraccio di Darmian a Renato Sanchez, due dei grandi protagonisti di questa partita. Renato che è entrato dopo al 60esimo sostituendo Pogba. E questo invece è l'altra faccia della medaglia. Eden Hazard doveva essere protagonista, invece addirittura è stato cambiato, lo vediamo qua in tuta. E Darmian dall'altra parte abbracciava prima Renato. Darmian ha fatto una partita mostruosa con degli interventi difensivi della Madonna. E ragazzi, le statistiche dicono veramente di due squadre che non hanno avuto paura di soffrire, di lottare, di andare in avanti anche a cercare il gol. Noi dietro, soprattutto devo dirlo, Darmian, Rojo, perfetti, Lloris strepitoso. Bravissimo Renato Sanchez, ovviamente autore del gol, ma anche un 8,2 a Rooney che ha fatto l'assist, ma ha regalato davvero tantissimi palloni, li ha difesi, li ha smistati, soprattutto dietro a Gundogan e Bale. Direi di parlare bene di Rooney perché è tornato dall'infortunio e sta guidando come sempre la squadra verso due sogni che all'inizio della stagione sembravano quasi irrealizzabili, e quindi giusto dare merito a Rooney. Vedete che il Chelsea ha scavalcato l'Arsenal, il Tottenham è terzo a meno 4 da noi, con una finale di Champions in ballo, per cui davvero complimenti ai Blues che si sono rialzati in una maniera clamorosa. E adesso sono forse la squadra più in forma d'Europa. Sempre Old Trafford, sempre Manchester United. Questa volta accogliamo il Norwich City per la Premier League. Una squadra che in questa carriera con i Red Devils ci ha fatto soffrire, perché ci ha strappato un FA Cup in finale, per cui dobbiamo sempre ricordarci che questa qua è una squadra che va punita. Dobbiamo vendicarci della sofferenza che ci ha dato. E l'Everton purtroppo non ha ancora giocato, per cui al momento risultiamo ancora essere a meno 6. Noi non dobbiamo assolutamente guardare troppo quello che fanno loro, ma è chiaro che stiamo sperando in un passo falso. La nostra difesa è la migliore del campionato, non era così per la prima metà dell'anno, ma poi abbiamo fatto una serie importante di 1-0, anche purtroppo di 0-0, ma comunque tanti clean sheet che hanno fatto vedere che la difesa si è ripresa il suo primato. E questa è la formazione, ragazzi, purtroppo molto rimaneggiata, ho stato costretto a farlo. E c'è un interessante trio in mezzo al campo con Pogba, Renato Sanchez e Alli. In attacco ho messo Kane punta singola, quindi puntiamo molto sulle palle alte, però Sané e Mahrez sugli esterni. Loro 5-4-1, sarà davvero difficile strappare un gol a questa squadra che gioca in maniera estremamente difensiva. E qua inquadratura da Andres Pereira, perché mi aveva detto che gli mancava a casa sua e quindi voleva andare via. Pogba, Alli, madonna che caro armato, il tiro, c'è una deviazione, arriva Raddi su questo pallone, Brady allarga, Jarvis cross con deviazione, meno male che la deviazione non preoccupa Lloris. Poi qua abbiamo deciso di battere facendoci del male da soli, alla fine ci va anche di culo perché Alli trova Kane, bravo, Harry Kane, deviazione maledetta, credo di Sané, infatti. Partite, ragazzi, più difficili della semifinale di Champions esistono e sono queste, quando ti devi scontrare contro un muro difensivo in cui poi ripartono con Lafferty, Jarvis e Mulumbu, eccoli qua, che sono fortissimi. Guardate qua Mulumbu, già Lafferty, ormai li conosco a memoria, sono i miei incubi notturni. Occhio, Jarvis, palla dentro, ma sì, ecco. Buonanotte, era arrivata la rovesciata di Redmond che poteva mettere la parola fine al nostro scudetto. Capite che mettere la parola fine al nostro scudetto con una rovesciata di Redmond mi avrebbe veramente spento la giornata. Invece per fortuna la palla finisce fuori. Adesso c'è Wilson che cerca Luke Shaw. Cross di Luke Shaw, bello! Su Harry Kane, ovviamente marcatissimo. È la nostra unica punta, è l'unica soluzione possibile. Alli. Kane, il destro! Pararaddi. È un mostro, questo portiere è un mostro. Solanke, appena entrato... Solanke sandwich su di lui. 89esimo.
Siamo vicini alla fine del nostro campionato. Fischio finale. 0-0. Era impossibile quest'oggi. Era impossibile. Anche se in realtà impossibile. Impossibile, ragazzi. Cioè, veramente, queste qua sono le partite che io odio più di tutte. Perché sto guardando se c'è. No, non c'è l'Everton in questi risultati. Perché sono. No, dicevo, perché sono quelle partite in cui tu inizi la gara che sai già che loro stanno puntando al pareggio. E quindi non puoi. Cioè, o ti capita l'occasione giusta o è davvero finita. E mi sa che è davvero finita arrivati a questo punto. Io vado a fare gli allenamenti, andiamo avanti di un paio di giorni e poi vedremo cosa avrà fatto l'Everton. Se avrà vinto, sarà finito il campionato. Siamo alla vigilia della gara con l'Everton. L'Everton ha vinto la scorsa partita, è volato a più 8. Mancano 2 giornate alla fine, è finito il campionato per noi. Adesso siamo a più 4 dal Chelsea, per cui dobbiamo difendere perlomeno il secondo posto, che comunque voglio raggiungere. Ma incredibile, l'Everton è riuscito a vincere la Premier League. Davvero clamoroso quello che è successo quest'anno, una squadra che, se vi ricordate, nei primi 2 mesi del campionato aveva fatto qualcosa come 8 partite, 8 vittorie, per cui ci ha staccati tutti di 10-15 punti. Noi siamo riusciti a mangiarne tanti, a recuperarne tanti, ma poi quando stavamo per raggiungerli è venuta meno la voglia, l'energia, la concentrazione, le troppe competizioni a cui stavamo partecipando, i troppi progetti che avevamo. Loro invece focalizzati solo su questo campionato hanno avuto la possibilità di andare avanti a fare degli ottimi risultati, alla fine hanno vinto questo scudetto. Per cui ragazzi, all in sulla Champions, puntiamo tutto sulla Champions. Prima però c'è da affrontare proprio l'Everton che, se sulla lunga distanza quest'anno è riuscito a batterci, nello scontro diretto voglio sicuramente la mia vendetta. Voglio dimostrare che comunque hanno vinto per colpa nostra. Hanno vinto perché abbiamo buttato via dei punti importanti, soprattutto all'inizio dell'anno. E se hanno vinto la Premier, sicuramente sarà una partita molto difficile questa. Ma come avevo già detto prima, ci tengo a vincerla per una questione di orgoglio. Per comunque una rivincita anche morale nei loro confronti, perché comunque hanno ottenuto 81 punti con 2 giornate d'anticipo, per cui era in ogni caso difficile stargli dietro, bisogna ammettere questa cosa. L'anno scorso il campionato era talmente equilibrato che siamo riusciti a vincerla noi contro l'Arsenal. Questa volta, se c'è stata una squadra che ha preso fin da subito in mano le redini della classifica, è stato proprio l'Everton. E qua però vedete che bella scena, l'applauso di tutto lo stadio per i nostri ragazzi che comunque hanno fatto una bellissima stagione. E non dimentichiamoci, siamo in finale di Champions, per cui ecco, forse abbiamo buttato via delle energie in campionato, ma non le abbiamo sprecate di certo, perché in cambio abbiamo ottenuto un traguardo veramente molto importante. Parte subito il match e c'è subito Bale. C'entra in pieno un difensore, poi Bale, attenzione, il tiro, riparte l'Everton, arriva la parata di Lloris, calcio d'angolo per l'Everton, siamo al 24esimo minuto. Chiaramente un po' è sceso l'impegno adesso che sappiamo matematicamente di aver perso la Premier. Griezmann, palla su, ragazzi, è veramente durissima contro l'Everton, pochissime occasioni da gol, solo un gran possesso dell'Everton in mezzo al campo e poco altro. Nel frattempo è entrato Menez, non sapevo avesse comprato l'Everton nella mia carriera. Occhio a Pogba, il destro! Super parata di Muslera, 80esimo minuto, 0-0, 7 tiri a 1. Pogba dentro su Bale, che mi avete detto che è forte di testa, ed effettivamente forse era un po' uno spreco fargli battere i calci d'angolo. Nel frattempo arriva il contropiede di Menez, Menez, Menez. E qua Kurzawa fa vedere di essere davvero forte, anche se poi arriva una deviazione sul suo passaggio. E quindi poi il tiro di Gibson fuori. Ormai siamo veramente i titoli di coda di questa partita e siamo ancora 0-0. E allora dentro Anthony Martial, che finalmente è tornato dall'infortunio, dentro anche Alli. E andiamo a fare questi ultimi 5 minuti sperando perlomeno di trovare quell'1-0
che ci toglie lo sfizio di dire che abbiamo battuto alla fine una squadra che ha vinto la Premier. Fischio finale, pazzesco, un altro 0-0. È incredibile come la nostra squadra sia crollata a un certo punto in Premier. È da non so quante partite che non riusciamo più a fare almeno due gol in una sola partita. Cioè, davvero. Siamo un po' crollati, veramente, soprattutto a livello realizzativo. Abbiamo fatto pochissimi gol nel girone di ritorno e quindi purtroppo questo qua è stato anche uno degli elementi che ci ha fatto perdere tanti tanti punti. Adesso siamo a una giornata dalla fine, mi posso permettere, tra virgolette, il lusso di simulare la partita col Bournemouth perché oramai non vale più molto per il discorso campionato. Ed eccoci qua ragazzi, ultima partita dell'anno, o meglio, ultima partita della Premier League, perché l'ultima dell'anno sarà la finale di Champions con il Chelsea. E lasciatemi il lusso di simulare questa ultima gara, perché veramente ho fatto una fatica bestiale in queste ultime partite, non sono mai riuscito a portarvi tante emozioni, tanti gol, ma solo dei miseri pareggini per 0-0, per cui almeno quest'ultima gara la simuliamo. Per ora siamo 1-2 con gol di Rooney e Pogba e loro Gradel. Arriva il fischio finale. Riusciamo a vincere 2-1 e riusciamo a fare due gol che sinceramente da solo giocando non sarei riuscito a fare. Perché evidentemente la squadra veramente a livello fisico in Premier è crollata a un certo punto. Non è riuscita a mantenere quella fame di recuperare i punti all'Everton e alla fine abbiamo dovuto cedere. E hanno meritato di vincere la Premier. Sfugge, cioè, purtroppo ci sfugge di mano la possibilità di raggiungere il triplete, che sarebbe stato davvero qualcosa di assurdo. Però rimane il fatto che le energie non le abbiamo sprecate, le abbiamo semplicemente investite in qualcos'altro, e cioè nella Champions. Riuscire a battere Bayern Monaco e arrivare in finale davvero era qualcosa di molto difficile. Se riusciti a farlo, adesso incontriamo il Chelsea in finale, Chelsea che è arrivato terzo dietro di noi a pochi punti in Premier. E ovviamente non posso farla adesso questa partita, per cui lascerò un po' di suspense, mi rendo conto, ma dovete stare ancora lì un paio di giorni con l'acquolina in bocca per questa finale, a cui dedicherò tutto il prossimo video, a cui magari aggiungerò anche qualche minuto in più in modo da farla un po' più lunga e vivercela davvero come la partita più importante di questa carriera e anche l'ultima, per cui davvero un finale emozionantissimo di questa carriera. Detto questo, un bel like al video, grazie di avermi seguito anche oggi, nonostante il caldo, nonostante siamo già a metà luglio, ci siete ancora in tanti a seguirmi e davvero vi voglio bene, per cui vi aspetto al prossimo episodio e buona giornata a tutti.